Ciao a tutti, nuovo video, recensione. Io voglio fare una recensione breve perché mi rendo conto che le recensioni pesanti nessuno le guarda, lunghe o prolisse. Vi parlerò dei prodotti che io utilizzo e ho utilizzato. Se li ho materialmente qui ve li mostro, se non li ho vi lascio il link in descrizione oppure un'immagine per agevolarvi nella ricerca. Comunque, io dell'Astra ho questo Eyebrow Lover Mascara, si chiama, sì, Eyebrow Lover Mascara, è la tonalità più scura, sembra grigia ma è veramente perfetta per chi come me ha le sopracciglia scure, si estende benissimo e dura anche al caldo. Vi riempie le sopracciglia, secondo me avete dei buchini. Il prezzo è veramente low cost, è reperibile nelle varie hyper shop, l'ho trovata anche dai cinesi, però io mi rifornisco da hyper shop. Faccio vedere magari dritto, eccolo qua, perfetto. Poi sempre per occhi, questo qui l'ho pagato 4,90€, mi sembra niente di sconcertante. Invece l'Instalent mascara allungante, quello con il tappino lilla, è fatto così, l'ho pagato 2,90€. Mi sono anche sporcata, vedete, è veramente fantastico, le allunga tantissimo, mi piace un sacco, è low cost, è dermatologicamente testato e mi piace un sacco. È l'hashtag Instalent, eccolo qua, si vede, è quello col tappino lilla, c'è anche il volumizzante che è il tappino rosa fucsia, molto molto bello. Poi matitone occhi, quello Jumbo Glitter Matitone Occhi, io l'ho preso veramente tutto glitterato argento, dura un sacco anche nella rima inferiore interna, è veramente bello, anche questo l'ho pagato 2,90€, quindi di cosa stiamo a parlare. Poi sempre come matita, lo sto indossando adesso, è la 24, si chiama Astra Jumbo Lipstick Matitone Labbra, questa qui, mi piace un sacco, dura tantissimo, è confortevole da applicare, idrata le labbra, è molto molto valida. Questa non mi ricordo se è 3,90 o 2,90, sembra 2,90. Ma è veramente uno spettacolo, bellissima, tipo rosa geranio, molto molto bella. Poi ho preso, forse il primo prodotto che ho preso di Astra è l'Astra Long Stay Concealer correttore lunga tenuta SPF 15 Eye Coverage. Questo ha una piccola pecca, cioè l'odore, ha un odore un po' di alcol, ha una percentuale di alcol dentro, non so perché non c'è l'inci, però sento molto, vediamo se riusciamo ad aprire per vedere gli ingredienti. Allora, acqua, cicapentosicossane, neopetiglicol, titanio, dimeticone, glicerina. No, non c'è l'alcol, però ha un odore forte, molto, certo non è bio, non è cosa, però io il correttore lo uso sopra il fondotinta, quindi a me piace moltissimo perché dura veramente tanto, copre quello che deve coprire e è fantastico. Questo l'ho pagato, mi sembra 4,90€, veramente molto molto carino.
Passiamo a due palette che ho. Ho la palette occhi e la palette viso. Ciao Ring Light. Comunque ho la Warm Temptation Eye Palette, che la apro magari, che è questa qui. Tutti i toni molto caldi, molto molto carini, già testata, e gli ombretti durano tantissimo. Dietro avete anche tutto l'inci. Ispirata alle tonalità del tramonto della terra, questa palette unisce una selezione di 12 incandescenti ombretti da sottotono caldo, arancioni bruciati, bronzi iridescenti, marroni caldi e borgogli intensi. Un'esplosione di colore più hot per lo smokey eye, di cui non si potrà più fare a meno. Infatti mi piace un sacco. C'è anche la versione nude e la versione gioiello, mi sembra. Sono toni un po' più freddi. Poi ho preso la Astra Contour Blush Highlight Peach Romance, che è questa qui. Se vedete, ha i toni pescati, ma veramente per il mio sottotono, che è neutro, non si direbbe che sto diventando viola. È molto molto carina, molto scrivente e a lunga tenuta. Io non pensavo che una polvere potesse tenere tanto, invece questa qui l'ho pagata, mi sembra tutte e due 6,90, però non vi so dire la... andate a vedere magari il video dove le ho acquistate e vedrete il prezzo. Però io, come conclusione del video, vi consiglio Astra perché è un brand low cost, un brand totalmente hanno rifatto tutti i packaging, si vede che ci stanno dietro, si vede che è un prodotto valido, prodotto italiano, mettiamo anche questo, low cost ma è anche valido come performance del prodotto. Io tutti questi gioiellini ve li consiglio perché non mi intasca niente, perché non è un video sponsorizzato, io li ho tutti acquistati con i miei soldini, non mi interessa se ne parlo male o no, perché sono le mie opinioni come tutte quelle degli altri, c'è chi può essere d'accordo, chi no. Però e niente, io vi consiglio Astra che è veramente un brand che piace tantissimo, ma non ho ancora trovato prodotti che non mi sono piaciuti. È un brand low cost, un brand italiano, di facile ripetibilità, vi ripeto, io lo trovo all'Ipershop. Hanno anche un sito molto bello online, cerco di lasciarvi il link qui. E niente, vi saluto e mando un grosso bacio. Lasciate un like, un commentino, iscrivetevi al canale, seguitemi su ciò sui social, e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao.